What's up everybody? Io sono Cristian e in questo video mi rifarò le unghie insieme a voi. Erano 5 settimane che non toccavo una lima e finalmente mi sono rifatto le unghie perché non avevo praticato su nessuno. Queste qua che avevo erano un refill di una ricostruzione che avevo già e volevo ricostruirle da capo perché rifare un altro refill su questo non mi andava. E quindi nulla, ho smontato tutto e ho iniziato a ricostruire. La punta che sto utilizzando adesso è Diego, la Fresa è una Marathon Champion numero 3, i giri sono al massimo. E ho smontato tranquillamente. Se non avete fatto un corso fresa, come al solito, non toccate la fresa, sennò vi squartate la vita. Una volta smontato il prodotto, questa è la situazione. E sono passato poi alla manicure. Ho utilizzato uno spingipelle e poi ho utilizzato una punta fresa. Sempre Diego, giri tra i 7000 e i 10000. Questa volta non mi sono fatto per nulla male sulle mie cuticole che sanguinano solo a guardarle. Però mi sono fatto qualche dolorino durante la limatura, nonostante la lima non fosse iper nuova. Ho letteralmente sfiorato la pelle con il bordo della lima e mi sono dato dei fastidi. Cioè, veramente, no comment, no comment le mie cuticole. Comunque, una volta finita la situazione con la fresa, non avevo praticamente nulla da tagliare via con le forbicine. Sono passato direttamente ai vari liquidi preparatori, alla ricostruzione in generale. E ho utilizzato tutti i prodotti Truscada questa volta. Ho iniziato con il Fungian, ho aspettato che si asciugasse sui neanche 60 secondi all'aria. E sono passato poi alla Miracle Base, che è un prodotto 3 in 1. E successivamente poi ho utilizzato come base il gel BB Rose, che è un prodotto 7 in 1. L'ho utilizzato sia come base gel che come prodotto proprio per la ricostruzione in sé. Volendo si potrebbe utilizzare anche come lucido, quindi ti fai un allungamento senza limatura con questo e tac, sgrassi, hai finito, puoi andare a casa. Ma non è stato ovviamente il mio caso, perché sennò non mi chiamerei Cristian Filippi. Comunque ho polimerizzato il prodotto 30 secondi in lampada perché lo strato era sottilissimo. Non ho ripreso la parte in cui mettevo la cartina perché mi stava venendo un crollo nervoso dal momento che non ci riuscivo, perché era passato troppo tempo dall'ultima volta. Comunque poi ho ricapito come fare e l'ho messa verso l'alto, ho lavorato in balance point e l'ho chiusa proprio bene 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 chiusa al 4, perché volevo una struttura molto stretta, perché mi piacciono molto strette e molto curvate in modo drammatico le unghie. E quindi nulla, ho fatto prima il mio allungamento e poi sono passato alla bombatura. Ho messo poco prodotto alla volta perché questo gel qua è molto autolivellante e essendo che appunto non praticavo da un bel po' e il prodotto è molto autolivellante, non volevo che mi colasse nulla da in giro per il dito, ok? Quindi ho preferito fare più step. L'allungamento l'ho fatto polimerizzare 60 secondi in lampada senza pinzatura perché la cartina è iper stretta e già bella perfetta. E poi per quanto riguarda invece la bombatura, ho controllato prima di completare il ciclo di polimerizzazione se avesse bisogno di qualche pinzatura nel caso in cui la cartina si fosse allargata per non so quale strano motivo. E quindi sono stato 25 secondi circa in lampada, ho tolto, ho controllato la situazione e poi ho rimesso in lampada. Se c'era bisogno di dare una dritta psicologica alla cartina, ho messo un po' la pinza e un po' palleggiato, chiamiamo così, con la pinza. Una volta finito di polimerizzare il tutto e contento della questione, ho sgrassato utilizzando il cleaner del brand con un pad e basta, ho tolto la cartina, ho finito le altre unghie, ho fatto un'unghia alla volta per concentrarmi bene su ognuna. Questa qua è la situazione dopo averle allungate tutte e ho iniziato a limare utilizzando una lima 150-180 di HD Nails, principalmente la parte 180 se non mi ricordo male, però ogni tanto prendevo e giravo anche sulla 150 per andare un po' più veloce.
Non ho ripreso molto bene i step della limatura pure questa volta, però almeno ho migliorato l'inquadratura, quindi apprezziamo il progresso. Comunque, per la limatura ho iniziato andando ad assottigliare le pareti laterali, poi ho gestito tutto il perimetro dell'unghia. Ero un po' insicuro sulla forma da dare all'unghia in generale, pensavo di darle un taglio tipo super angolato a mo' di mandorla russa, però poi ci ho ripensato e ho arrotondato. Sono state onestamente un po' un viaggio queste unghie, ma poi lo vedrete perché le sorprese non sono finite. Una volta finita la limatura, questo è il risultato, una struttura molto sottile, molto soddisfatto di me stesso. Sono passato al Sock Off Cover di Nails Elite, che l'ho utilizzato come colore per andare a dare un po' più di colore al costruttore che ho utilizzato e anche un pochino più di coprenza. E anche un po' per livellare la situazione, così per sfizio. L'ho messo, poi ho tenuto le unghie a testa in giù per far livellare il prodotto e ho lasciato polimerizzare in lampada 60 secondi. E successivamente ho messo del lucido di Truscada, che l'avevo quasi finito, ne ho fatto uno strato molto sottile, l'ho lasciato polimerizzare 10 secondi in lampada e poi ho applicato dei foil di Nails Elite, ma bruttissima idea, perché poi me ne sono pentito, perché sotto alcune luci le unghie sembravano gialline, quindi sembrava che tipo avessi le unghie gialle dal fumo oppure le unghie gialle per l'onicomicosi. E non era carino. E quindi poi ho smontato tutto. Come lucido per chiudere le unghie non ho utilizzato quello di Truscada, ma ho utilizzato quello di Magida, il Top Infinity, che è stato 60 secondi in lampada e poi l'ho sgrassato perché aveva bisogno di essere sgrassato questo. E queste qua sono le unghie finite, sotto una luce bella su cui rendevano, però guardate il resto. Ok, ma vedi, sono gialle di base, tipo. Guarda, mi toglierle e rifarle, eh. Infatti, eccomi qua a toglierle e a rifarle. Ho utilizzato la punta fresa di Truscada, la definizione al massimo dei giri. Ho tolto fino a che toglievo le varie pagliettine. E poi sono passato al colore e ho utilizzato un pasta più di Truscada, sempre nel colore Istanbul, che è un nero. E ho preferito utilizzare questo tipo di prodotto al posto di un gel color classico perché mi permetteva di fare uno strato molto sottile e avere il massimo della pigmentazione. Perché non sono stato ad abbassare tantissimo la struttura anche per togliere il Sock Off Cover di Nails Elite perché non ne avevo sbatte onestamente, e anche perché poi le mie cuticole mi mandavano veramente a quel gran bel paese che inizia con la V, e quindi sostanzialmente ho usato quel tipo di prodotto che per il monocolore bisogna fare attenzione a non lasciare strisciate eccetera. Comunque l'ho lasciato polimerizzare in lampada 30 secondi e poi su quello ho rimesso il foil che ho messo sul nude il giorno prima. E il risultato sul nero è molto molto più figo. E successivamente ho chiuso le unghie utilizzando sempre il Top Infinity di Magida, 60 secondi, e poi sgrassato con il cleaner. E adesso vi lascio al risultato finale e a un po' di good vibes e ASMR della natura.